Celebrata da Cresima e li abbiamo investiti
alcuni di loro, per la verità, alcuni di loro di questa responsabilità di affiancare i giovanissimi. Tra questi c'è Margherita, Francesco, Francesco, Martina. Io ho il piacere di collaborare perché l'anno scorso sono venuta io sola e quindi come via vai nel viaggio ci siamo incontrati e quindi io sono io che ringrazio voi perché siete la mia famiglia, perché io non ho famiglia. Della 117, quindi dove ero ragazzina. Quindi voglio ringraziare le signore più grandi, quindi quando mi ha chiamato grazie ancora. Io faccio le dita, allora Nunzia, quindi un applauso grande ad Angela, Angela. E su Daniela che ci ha dato molto bello perché insieme alle ragazze ha portato anche un bellissimo contributo perché ognuno di noi ha dato un contributo chi artistico, chi di religione ma anche di esperienza di vita e quindi siamo stati diciamo appunto e i ragazzi veramente molto molto bravi a un lavoro già nei settori da 30 anni, però siete veramente un bel gruppo, complimenti ancora, perché adesso c'è l'esibizione di Simone Daniela, e canteranno l'inno alla gioia in spagnolo, quindi ha insegnato anche questa bella esperienza. Dos hombres.
Quindi diciamo che siete stati fortunati che vi stavamo già mettendo al circo.
Ma adesso è il momento bello, perché le foto, i video saranno il ricordo di questa bellissima esperienza. E grazie al nostro, diciamo, Antonio, ecco, facciamo un applauso al mondo. Grazie ancora. Avanti al video, buon divertimento. Pronti via, beh si va, rossi e gialli voi qua. Ecco don, schiaccia play, gruppo balli tutto ok. La preghiera te lo giù, 10 punti a me blu. Scoccia qui, taglia là, ma se piove che si fa? Yeah, vai, frenato di emozione e energia. Ciao pazzo ID. Ci basta un pacco di follia. Ya vai, c'è cosa che la rotta sinfonia. E la grande la gente in cui... E ci troviamo qui con padre Alfonso e parrocchia Sant'Antonio, quindi all'ombra di Sant'Antonio, Crest 2024. Padre, come è andata? Ma io penso che questa iniziativa del Crest, che devo dire, ho proposto fortemente ai parrocchiani praticamente 14 anni fa, no? Ed è stata accolta. Ed è sempre andata bene, anche nel periodo del Covid, che venivano delle limitazioni per causa proprio della pandemia, noi siamo riusciti comunque a realizzare queste esperienze quando la legge lo consentiva in quel momento. E oggi devo dire sono felicissimo perché sono arrivate le magliette, quindi siamo contenti di avere questa uniformità nella, ecco, nella nostra con la, il tema via vai. Devo complimentarmi con gli adulti, con Lia Cellammare, nota attrice nazionale, e con tutte le catechiste, catechisti e anche gli adolescenti, questi ragazzi appunto, dove sta Rito? Francesco Monti, questi ragazzi che sono un po' più grandicelli, che praticamente danno una mano. Sono oltre, insomma, una quarantina, insomma, un bel gruppetto quest'anno. Davvero interessante, la storia anche vincente e che ci fa capire che siamo in cammino, così molto giocosamente stiamo vivendo questo tema del cammino e anche delle battute d'arresto. Quindi sta andando per me benissimo, oggi, quest'anno. Ma chi ha il fischietto governa il mondo, quindi Marcello. Diciamo che questa è la terza settimana e mi sento stremato. Ma... aspettiamo la quarta per l'esaurimento. Però no, ragazzi, sono tutti bravi, chi più chi meno, le femminucce, uno spettacolo, tutte principesse, i maschietti, tutti principi, che possiamo dire, ragazzi? C'è il ranocchio soltanto, è lui. Niente, no, i ragazzi sono un'emozione di gioia, di colori, di fantasia, di... credetemi, ragazzi, non lo so che posso dire. Sono gioia di vivere. Una gioia per la vita, ragazzi. Niente. Compriamo una vocale, Marcello ha finito. Via vai. E ci troviamo Crest 2024 alla parrocchia Sant'Antonio di Carbonara. Ho il piacere di intervistare le nostre collaboratrici più adulte, quindi una bella esperienza. Elsa. Sì, ciao, sono Elsa. È il secondo anno che partecipo al Crest e devo dire che quest'anno è ancora più bello, perché poi si affinano le capacità di tutti e i bambini ovviamente sono fonte di insegnamento per tutti. Io sono contentissima. Quindi è un via vai, giusto Angela? Certo, un via vai, così come il titolo del nostro Crest, che parla proprio del viaggio che tutti quanti noi siamo chiamati ad affrontare nella vita, e noi in questo Crest abbiamo vissuto giorno per giorno, vivendo appunto, diciamo, chiedendoci, facendoci delle domande, se, diciamo, il cammino che ognuno di noi intraprende nella propria vita è proprio quello giusto. E l'abbiamo visto vivendo e leggendo giorno per giorno una delle storie più importanti della Bibbia, che è l'Esodo, il viaggio del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto verso diciamo la libertà. Di questo Crest, di questo Crest quello che mi è piaciuto è l'amicizia che si è creata fra i bambini, che sono spontanei, sono semplici, sono genuini, e soprattutto l'amicizia e la solidarietà
che nonostante le poche forze si è creata tra noi adulti. Io spero insomma che negli anni futuri potremo continuare a fare questa esperienza bellissima. Quindi il viaggio continua, via vai! Qual è la cosa che ti è piaciuta di più di questo congresso? Il campo da calcio. Abbiamo scelto come sigla del Grest Via Vai. Ti piace questa sigla? Sì. Che cosa significa Via Vai? Via Vai significa una strada accanto al Signore. Radio Sant'Antonio, il nostro telefono, vai.
Cristian è molto stanco per un triplo ad aprire. Cristian, attenzione, torna dietro, si va, tiro! Yeah.
aspettiamo solo due donne per questo, della scuola il pomeriggio alle 3:30 il 14, il 13 e il 14, sabato domenica, proprio come il vaccino. Allora, invitiamo tutti al Crest per due giorni, viviamo insieme a tutti. Voglio dire un'ultima cosa, è pensare, secondo me, il Signore ti accompagna sempre, perché dobbiamo pensare che addirittura qualcuno, anche io veramente insieme a qualcuno, pensavamo che quest'anno sarebbe stato difficile, no? In realtà devo dire, per quanto mi riguarda, c'è questo, è il miglior Crest su tutti e 14 Crest. Come riuscita, come fraternità, come intesa, anche se sentivo il telefono, ma è vero che il Crest non si fa, chi te l'ha detto? No, è vero che non si fa, insomma c'è stata una volta un po' parlando al traino, ma in realtà è andato benissimo. Adesso dobbiamo stare insieme ancora. Mi saluto. Mi manca il fischietto. Grazie, un saluto. Un saluto. Ciao. Saluto. Tutti Margherita, tutti quanti Martina. Saluto. Alla Grazia. Tutti quanti al gruppo giovanissimi che si vede ogni volta. Un saluto. Grazie. Un saluto. Un saluto. Saluto. Ciao, alla prossima. Ciao, andiamo con. Va bene, aspetta.